SmartMet is a European project, grouping 13 partners, including 7 water utilities from 5 European countries under the coordination of the International Office for Water. It aims at developing new technologies for collecting and managing consumer water metering data through a joint pre-commercial procurement, the so-called PCP. Buongiorno, sono Diego Macchiella, sono il segretario generale di Vidaracqua. SmartMet è un progetto che prevede un costo complessivo di 4 milioni e 300 mila euro, di cui 3 milioni e 900 mila sono finanziati dall'Unione Europea, con l'obiettivo di ricercare prodotti per la misura dell'acqua che consegniamo all'utenza diversi da quelli che il mercato è in grado di proporre oggi, quindi con l'obiettivo di spingere il mercato a fare una ricerca verso ciò che serve a noi. Noi vogliamo, attraverso la nuova modalità di misura dell'acqua, poter migliorare il servizio in termini di qualità, perché conoscendo quello che ci chiede l'utente, il cittadino, attraverso una misura digitale possiamo meglio servire il cittadino, ma anche meglio controllare le perdite di acqua potabile nell'ambiente. The project followed 4 phases. The first one in 2017 was about the preparation and the design with an open market consultation. In 2018 we explored the solutions proposed by different tenderers. In 2019 was the time for prototyping by the selected companies. And then in 2020 and 2021, it was the testing and demonstration in 5 European cities in Spain, France, Belgium, Hungary and Italy. Vidaracqua è il consorzio che riunisce le società pubbliche che gestiscono il servizio idrico integrato nel Veneto. Vidaracqua serve 5 milioni di abitanti e in circa 600 comuni della regione, che è caratterizzata da montagna alta che arriva alle Dolomiti fino alla pianura che arriva al mare Adriatico. In Vidaracqua abbiamo deciso di partecipare al progetto SmartMet perché il futuro del servizio idrico passerà assolutamente per la digitalizzazione e in particolare per la digitalizzazione di tutto quello che riguarda il consumo di acqua potabile. Bonjour, je m'appelle Florian Simonin. Je suis directeur du territoire Alsace Centrale au sein du SDEA, le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle. Le SDEA est une collectivité publique en charge de l'eau, de l'assainissement, de la gestion des rivières pour un territoire desservant 250 000 abonnés et près de 1 million d'habitants dans le nord-est de la France. Le SDEA relève les compteurs de ses clients une à deux fois par an. Ceci n'est pas suffisant pour nos clients qui souhaiteraient connaître leur consommation d'eau tous les jours. Les technologies présentes sur le marché ne sont pas satisfaisantes pour une collectivité publique. En effet, il nous faut une technologie de relève automatique des compteurs qui soit à la fois ouverte et à la fois présentant un prix raisonnable. C'est pourquoi le SDEA a choisi de rejoindre le projet de recherche et de développement SmartMet, coordonné par l'Office international de l'eau et Aqua Publica Europea, pour développer une technologie de relève des compteurs ouverte, interopérable et à un prix acceptable pour nos clients. Bonjour, je m'appelle Bernard Michaud, je fais partie de la Compagnie intercommunale liégeoise des eaux, en raccourci la CIL, qui est un opérateur belge et qui produit et distribue de l'eau sur la province de Liège, qui est une des 10 provinces belges. Et nous distribuons de l'eau sur un territoire qui représente 24 municipalités,
c'est-à-dire à peu près 600 000 personnes. Nous avons été intéressés très vite par le projet européen SmartMet parce que nous souhaitions mener une réflexion stratégique sur l'amélioration du service à nos usagers et également une amélioration de l'exploitation de nos réseaux. My name is István Palmaházy and I'm working at Budapest Waterworks as investigation and smart metering team leader. Our 153 years old water utility company serving 2.3 million customers in Budapest and the several municipalities located in the Kanava Nation. We have considered the possibility of our participation in the smart metering from the very beginning. After years of consultation and coordinated work, we are pleased to be able to test smart meters in our service area. We were interested in contributing to drive the development of new technologies to manage smart metering data because unified solution wasn't available on the market and R&D was necessary. Mi nombre es Ángel Pulido y soy técnico del Servicio de Comunicación y Planificación Estratégica de Promedio. Promedio es un consorcio de la Diputación de Badajoz que presta servicios medioambientales. Uno de ellos es el abastecimiento de agua potable, que da cobertura a 44 municipios de la provincia de Badajoz, que hacen más de 120.000 habitantes. A este proyecto fuimos invitados por Agua Pública Europea y desde el principio nos pareció muy interesante porque trataba de resolver problemas que teníamos nosotros a la hora de adquirir contadores domiciliarios de telelectura. In SmartMet, water utilities were looking for innovative solutions for water metering in terms of readability, battery life, interoperability and cost. The access to accurate data in real time will help them to decrease operating costs and define priorities for infrastructure investments, while at the same time improving the daily management of drinking water networks and consumer satisfactions. Est fier de participer à cette démarche pour le service de ses abonnés, mais aussi pour déployer une nouvelle technologie qui fera, on l'espère, un standard au sein des constructeurs de compteurs. Uno de los principales beneficios es la comunicación bidireccional con el contador. Esto nos permite una gestión mucho más eficiente de las fugas en el sistema de distribución. Otro de los beneficios es que vamos a crear un estándar abierto, tanto en el modelo de datos como en la seguridad como en la transmisión radio. De hecho, hemos estado probando muchos tipos de comunicación radio en este proyecto. Plusieurs avantages, que ce soit du côté de l'usager qui aura ainsi une meilleure maîtrise de sa consommation et de sa facturation, et du côté de l'exploitant qui aura lui aussi une meilleure maîtrise de ses infrastructures. Utilizing advanced features of smart meters, we can significantly reduce our environment. Both end users and the environment can benefit from smart metering. By analyzing and understanding the water consumption, a customer can utilize the water resources more sustainably. Per quanto riguarda il progetto Smart Metering, credo che ci siano dei numerosi vantaggi per quel che riguarda il gestore del servizio idrico integrato, che si concentrano su una serie di fattori. Primo tra tutti che è possibile avere un monitoraggio costante delle portate, dei consumi degli utenti, delle pressioni ai contatori che consentono di gestire la rete
qualora il sistema di smart metering venisse diffuso su tutta la rete in maniera molto puntuale ed efficace. Inoltre, a livello di sicurezza della gestione della risorsa, il monitoraggio continuo del contatore consente di dare un immediato allarme nel caso in cui ci sia un'inversione del flusso, e questo consentirebbe di prevenire ritorni dell'acqua presente nell'impianto privato e quindi limitare al massimo eventuali contaminazioni da impianti dell'utenza. Al tipo dell'impianto pilota che abbiamo eseguito qui a Vicenza, abbiamo avuto l'occasione di interfacciarci con gli utenti per segnalare loro alcuni allarmi relativi alla presenza di perdite nell'impianto privato. Con questa possibilità l'utente è stato in grado di porre in opera gli accorgimenti necessari a risolvere la problematica che si era generata, e a stretto giro abbiamo rilevato immediatamente dal portale messo a disposizione dei fornitori che la perdita nell'impianto interno è stata risolta. Credo che questo sia effettivamente per gli utenti un beneficio molto importante. Despite the difficulties due to the COVID pandemic that affected the real-life testing and demonstrations, we are proud today to share with you the results achieved and the lessons learned.